Alle prossime elezioni regionali, previste per il 5 novembre, c'è un nuovo candidato. Si tratta di Filippo Franzone, portavoce del Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gerese. Lo ha deciso lo stesso direttivo. Franzone concorrerà con l'UDC in quota Nuovo PSI. La sua candidatura è stata ufficializzata questa mattina. Per portare a termine i grandi progetti di Gela servono persone che hanno un pizzico di amor de patria. Hanno scelto me, hanno voluto che fossi io a condurre questa iniziativa. Bene, dobbiamo concludere per Gela veramente importanti progetti e il primo ritengo per innescare un processo di sviluppo è appunto il transito alla città metropolitana di Catania, ma non solo. Bisogna cominciare a puntare su ciò che produce lavoro per Gela e sviluppo e in questi anni non è stato fatto e ce ne rammarichiamo tanto. Franzone ci tiene a chiarire che il comitato non è assolutamente politicizzato, la sua sostiene è una candidatura fortemente voluta dal direttivo per cercare di offrire un contributo alla collettività. Non si fa un'iniziativa per 12 anni per far sì che si è politicizzati. Finora abbiamo battuto questa strada nel modo civico. Adesso c'è da andare a forzare la mano all'interno del palazzo. Sappiamo come fare, sappiamo come risolvere il problema. Bene, se è questo che vogliono i parlamentari regionali che non hanno permesso quello che i cittadini hanno liberamente scelto, siamo disponibili anche ad andare a battere i pugni sui tavoli all'interno del palazzo. È pur vero che non sarà facile ottenere tanti voti per poi andare all'Assemblea regionale siciliana. Con i gelesi abbiamo avuto sempre uno splendido rapporto, ogni volta che abbiamo chiamato i gelesi a raccolta hanno sempre risposto bene, lo hanno fatto con le firme per difendere l'ospedale, ne abbiamo raccolto 10.200, lo hanno fatto per la proposta di legge popolare, lo hanno fatto per il referendum per il passaggio a Catania, ci auguriamo che lo facciano anche questa volta perché questo passaggio serve per completare tutto ciò che hanno scelto con le loro firme e con le loro intenzioni in passato. Enzo Antonuccio, segretario regionale del nuovo PSI Sicilia. La sua correttezza, il suo impegno è mai messo in discussione, dice che ha dato la disponibilità. Dopo giustamente ha consultato, perché la nostra candidatura molti anni fa era per Filippo Guzzardi, perché lui è venuto di nuovo nel Partito Socialista, tesserato, e quindi ho detto nulla osta eccetera, mentre con molta correttezza ha detto che la sua candidatura la metteva a disposizione del comitato e quindi faceva un passo indietro per Filippo Franzone, cosa che a me ha meravigliato, perché uno che ha sempre rifiutato questa immagine politica, perché non lo è e non lo è all'interno del PSI, cioè non è Franzone, non è nuovo PSI. È uno che nella società civile, noi speriamo, perché a trattativa il coso, le liste si faranno fino al 6, ci sarà sempre questo a livello regionale, ma c'è un impegno del Partito Nazionale di mettere in candidatura in questa corsa uno della società civile, Filippo Franzone, e della società civile, non è del nuovo PSI.